Siano lodati Gesù e Maria. San Paolo nella seconda lettura ha detto una parola molto bella con cui introduciamo queste riflessioni e anche molto consolante, usando proprio questi stessi termini. Questa cosa è bella e gradita al cospetto di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. È molto bello avere questa certezza interiore che per quanto sta in Dio, poi bisogna vedere però per quanto sta in noi, Lui vorrebbe salvarci tutti e vorrebbe che tutti arrivassimo alla conoscenza, attenzione, della verità. La liturgia di oggi ci illumina nella conoscenza della verità di un aspetto molto particolare della vita cristiana, che è l'uso delle ricchezze. Solo che la conoscenza della verità e del modo con cui Dio opera con noi e anche il dono della salvezza sono dinamiche che richiedono il concorso da parte dell'uomo. La verità si propone, come sappiamo, e non si impone. Per cui la verità arriva a chi la cerca e a chi ha il cuore aperto a trovarla. Stessa cosa, la salvezza che il Signore offre non è una imposizione. Dio non ci porta in paradiso per forza, ma ci offre la salvezza e la misericordia che comporta un cammino che noi dobbiamo fare. Perché per ricevere la misericordia tu devi riconoscere che ne hai bisogno, quindi devi riconoscerti peccatore. C'è tutto quanto un processo che si instaura e che richiede il concorso di noi esseri umani. Ecco, ora il tema di oggi, in parte l'ho introdotto ieri sera, è appunto questo uso delle ricchezze. Ieri dicevo come il profeta Amos stigmatizza nella prima lettura, come dire, l'ingiustizia da parte dei ricchi che proprio per diventare tali violano i diritti addirittura dei più poveri, commettendo un peccato gravissimo che grida al cospetto di Dio. Ma Gesù nel Vangelo parla della ricchezza disonesta in se stessa, cioè dice, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta. Dice, ma se io ho ricevuto un'eredità di 10 milioni di euro, che disonestà ho fatto? Nessuna, cioè, dal punto di vista legale è tranquillo. Ma il fatto che Gesù la chiami così, ieri sera terminavo in questo modo l'omelia, dipende dal fatto che l'accumulo di quantità enormi di beni in capo a una persona di fronte a situazioni di estrema indigenza, tutti quanti lo percepiamo come un fatto oggettivamente ingiusto. Che significa? Significa quello che c'ha tutti quanti quei soldi nei confronti di chi non c'ha niente, ha qualcosa che non è suo, capite? E quindi quella ricchezza è comunque ingiusta. E spiegavo come la dottrina sociale della Chiesa questa cosa la insegna. Adesso approfondiamo questa seconda parte, no? Gesù chiama la ricchezza disonesta, ma dice anche un'altra cosa. Chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. E poi dice, se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi affiderà la vostra? Allora bisogna approfondire quest'ultima parte prima della conclusione molto, molto forte che Gesù fa. E brevemente, chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. Nel contesto del Vangelo di oggi, no? Parabola dell'amministratore disonesto, Gesù usa questa cosa per farci comprendere una verità molto semplice. Questo amministratore sarebbe andato a finire in mezzo alla strada perché era disonesto dopo disonesto. Che cosa fa? Comincia a fare una serie di elargizioni ai debitori del padrone. Allora, qual è il messaggio? Vuoi andare in paradiso? Tutti quanti noi dinanzi al padrone non siamo tutti quanti, come dire, integerrimi e integri. Qualcosa che non va l'abbiamo fatto. Questo la Chiesa l'ha sempre insegnato. Qual è un modo per risparmiarsi molto purgatorio e andare in paradiso? L'elemosina. Perché se tu hai fatto del bene al prossimo, il prossimo comincia a pregare per te da questo mondo. E quando sarai morto, al nostro Signore dice, sì, quello è un peccatore, ma io mi stavo a morire di fame e quello mi ha dato da mangiare. Ci abbiamo gli amici, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, no? Allora Gesù dice, chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti. Quali sono le cose di poco conto? Sono le ricchezze. Le ricchezze che noi potremmo avere non sono cose nostre, ma sono beni che Dio ci ha affidato perché ne facciamo un uso intelligente, conforme ai suoi voleri.
Qual è l'uso delle ricchezze conforme ai suoi doveri? L'uso conforme delle ricchezze conforme ai suoi doveri è che, tolto le cose che sono necessarie ad una vita certamente decorosa e dignitosa, al bene dei figli, se ho dei grossi avanzi, arrivo da solo al fatto che il Signore me li ha dati perché io possa fare del bene al prossimo. Non per forza. Ci devo arrivare a questa cosa qui, la devo capire e volontariamente la devo fare. Quindi le cose di poco conto sono le cose materiali, le cose importanti sono le cose spirituali. Noi sappiamo che dei grandi santi nel corso della storia della Chiesa hanno ricevuto dal Signore rivelazioni grandissime, non di cose terra terra di mondo, ma di cose molto elevate, e che hanno dovuto spendere una vita con fatiche enormi per poterle mettere su carta e perché di quei beni potessero beneficiare in tanti. Capito? Quindi quelle sono le cose importanti, cioè, ma senza il bono, come dire, se tu non capisci che se c'hai un sacco di soldi, almeno una parte devi darli per aiutare chi è sta morendo di fame, figurati se io ti posso far amministrare i patrimoni spirituali che sono ancora più grandi. Primo punto. Chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Quindi chi non si comporta bene davanti a Dio nelle piccole cose, ecco perché sono importanti le piccole cose, sicuramente non sarà bravo neanche nelle grandi cose. Sapete, no? Molte volte noi ci facciamo questi ragionamenti, ma sta cosa è peccato piccolo o è peccato grande? Se è peccato grande io non la faccio, se è peccato piccolo, in linea di massima forse non la faccio, però non ci facciamo troppi scrupoli. È un bel ragionamento questo qui? Secondo Gesù no. Perché chi è disonesto nelle cose piccole è disonesto nelle cose grandi, capite? Quindi non è una cosa buona chiedersi è peccato grave o non è peccato grave, certamente c'è una differenza enorme, ma se una cosa Dio non la vuole, ecco quello, vuol dire quella cosa fa male. E se io capisco che Dio mi vuole bene e che una cosa fa male, anche se una cosa di poco conto, non la faccio. Ecco l'essere fedele alle piccole cose. Ancora. Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? Qual è la vera ricchezza? La vera ricchezza è la ricchezza dell'anima, è la ricchezza che deriva dalla grazia di Dio. E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, vedete che Gesù chiama la ricchezza altrui, hai avuto dei soldi e hai amministrato delle cose come se fossero tue ma che non erano tue, e chi vi darà la vostra? Il vostro patrimonio personale, d'accordo? Ecco. Infine Gesù chiude con una sentenza molto molto importante, ci dà l'occasione per l'ultima riflessione. Nessun servitore può servire a due padroni, perché o amerà, o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. La ricchezza è un padrone che ha dei servi. E capite, come tutti quanti i padroni hanno delle regole, hanno delle leggi. Perché non si può servire Dio e la ricchezza? Qual è il principio fondamentale della ricchezza? Anche tutte quante le grandi leggi economiche dove siamo oggi governati, eccetera, eccetera. Qual è il principio fondamentale della ricchezza? Il principio fondamentale della ricchezza è un principio egoistico, perché la ricchezza deve essere moltiplicata il più possibile e accumulata il più possibile. E per fare questo devo prendere, accumulare. Qual è la legge di Dio? Dare, perché la legge di Dio è l'amore, è la carità. Il principio della ricchezza e del denaro, che è prendere per me, è proprio il contrario della legge fondamentale di Dio, che è la carità. Per questo che i maestri di spirito dicono che il vizio capitale dell'avarizia, quindi che è prendere le ricchezze per sé, si oppone alla virtù teologale della carità. Quindi o entri nella logica del prendo le cose per me, sono io che mi faccio, insomma, e che mi preoccupo di me e gli altri s'arrangino, d'accordo? Oppure entri nella logica, io, a me ci pensa nostro Signore. Tutti quanti i discorsi che Gesù fa quando dice non vi preoccupate, avrete sempre da mangiare e da bere, questo non è un problema, perché Dio lo sa che in questo mondo, cioè, non campiamo di aria, se non abbiamo i soldi per comprarci da mangiare o qualcuno non ce lo porta, moriamo di fame, questo Dio lo sa, d'accordo? Allora, chi entra nella logica di Dio non si preoccupa di quelle cose, perché è certo che il Signore non gli farà mai mancare nulla, ma si occupa del bene del prossimo. Le persone che hanno fatto questo nella vita sono certamente, oltre che grandi santi, anche degni di grandissima
ammirazione e di grandissimo rispetto da parte di tutti. Quindi per questo Gesù è così tassativo. Ci sono due logiche, la logica dell'amore e la logica dell'accumulo, la logica del dare e la logica del prendere, e soppongono l'una con l'altra. Ecco, tutti quanti noi dobbiamo esaminarci seriamente su questo aspetto, perché vi assicuro, insomma, che nella vita cristiana tutto ciò che ha a che fare con questa materia difficilmente viene percepito come un qualche cosa con cui devo confrontarmi davanti a Dio. Cioè, i soldi ce li ho io, il conto in banca è il mio, gestisco come mi pare, quindi questa è un ambito, diciamo così, della mia sfera riservata alla mia personale amministrazione. Ecco, ma oggi Gesù ci fa riflettere: sta attento, figlio mio, che non è così, perché anche i beni materiali, che sono tanto bassi, sono comunque beni, e il Signore ce li ha donati perché impariamo ad usarli bene, perché li trasformiamo in monete per acquisire meriti e non in strumenti per diventare sempre più, col cuore duro, poi sentirete il Vangelo domenica prossima, è terribile, che è immediatamente successivo a questo. Gesù rincara ancora di più la dose in maniera molto molto forte, quindi non per diventare più insensibili e più duri, ma per fare anche delle cose più piccole e meno importanti che il Signore ci dà, occasione per essere benefici e munifici nei confronti del prossimo e per accumulare ricchezze e meriti davanti a Dio. Siamo lodati Gesù e Maria.